ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男殺す。ソードアートオンラインメモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Ed eccoci qui con un nuovo banner di Memory Defrag. E signori, questa volta è uscito qualcosa di davvero particolare. Abbiamo qui quindi Yuna e Deji che ritornano questa volta 6 stelle in Crossing. Ma per aggiungere qualcosa di ancora più speciale, hanno aggiunto anche la soundtrack di Ordinal Scale, ovvero Catch the Moment di Lisa, in sottofondo mentre loro fanno la S3. È davvero qualcosa di spettacolare, perché uno si mette lì e spamma le S3 solo per sentirsi la soundtrack in sottofondo. Davvero wow, non me l'aspettavo. E anche rivedere Yuna e Deji così, non me l'aspettavo. Cioè ormai stanno facendo tutti questi banner con varie divinità di tutti gli elementi. Poi hanno fatto anche i cavalieri integratori. E adesso arrivano così, dal nulla, Yuna e Deji. Deji non lo rivedevo da un bel po'. Non mi ricordo se hanno fatto anche una versione sua 6 stelle, penso di sì. Comunque eccoli qui e sono per l'elemento acqua, quindi qualcosa al di fuori della ranking, quindi se dovete andare a fare lo scout per distruggere la ranking, questo non è il banner, però hanno anche loro la loro particolarità e la loro potenza. Quindi andiamo a vedere prima le loro statistiche. Abbiamo quindi Eiji con 4338, leggermente sotto quasi lo standard di potenza attuale, no? Che ormai uno dice siamo a 4400, leggermente sotto, però comunque è un buon 4300, quindi non si scherza. Spada una mano. E poi abbiamo Yuna con lo stocco 4341, quindi anche lei sul 4300. Guarda che carina lì, sempre in posa, no? Mentre canta, bellissima. Che dire, davvero particolare, quindi abbiamo un bel ritorno di Yuna e Eiji. Vediamo un attimo come se la cavano con l'S3 adesso. Ora abbiamo da vedere la soundtrack di Lisa in sottofondo. Allora, solo per questa volta farò prima la S3 in Crossing, giusto per farvi sentire la soundtrack in sottofondo. E poi dopo andiamo ad analizzare invece quelle che sono le hit e poi anche le animazioni. Bene, vai, fateci sentire questa soundtrack. Ma continua. Oh, ma quanto dura? Oh, ma continua all'infinito. Oh, e quando lo finiamo sto video se continua all'infinito la canzone? Cioè in pratica tutto lo stage diventa musicale. Cioè secondo me qua mi bloccano il video. Ho paura. No, per favore YouTube non mi bloccare il video. Mamma mia, cioè qua davvero da mettersi lì e giocare solo con loro. Vabbè, nel mentre continua la canzone vediamo adesso le stesse tre ovviamente singole. Quindi abbiamo Yuna con Catch the Moment, appunto. Che fa? Vediamo un po'. 13, no, 16 hit, è arrivato fino a 16. Bello che rimane sospesa in aria sopra, insomma, quella specie di mostriciattolo che continua a cantare. Bellissimo, quindi, come cosa. E quindi 16 hit e si teletrasporta dietro, quindi ottimo per il fatto che appunto rimane sospeso in aria, evitando quindi qualunque attacco, e poi va dietro al mostro. Vediamo adesso Eiji con Brave in the Moment. Attenzione. Ah, fa tipo una diagonale, poi ok, ritorna quindi a dove è partito. 14 hit soltanto, possibile? Fammi rivedere Eiji. Possibile che hai mancato qualcosa? Attenzione. No, 28, quindi fa 14 hit, quindi ne fa di più Yuna. Va bene. E ritorna quindi dove è partito, anche se poi fa tipo un po' di zig zag sopra, giù. Vediamo allora l'SS3 finale loro in Crossing come si comporta. Qui abbiamo che Eiji colpisce dal basso e Yuna dall'alto. E poi Yuna arriva dietro ed Eiji invece davanti. Perfetto. 36 hit, anche se abbiamo visto prima che teoricamente Yuna fa 16 hit. Ma possibile? Che lei fa 16 ed Eiji 14. È così. Quindi chi prende Yuna c'ha pure il vantaggio di 2 hit in più. Che dire.
fantastico comunque questa cosa che, cioè, mettono la canzone a spam, poi, cioè, io dico vabbè, dura solo il tempo della skill, del crossing, invece no, wow, cioè, mi verrebbe voglia di fare scout su di loro solo per la canzone sottofondo, davvero ottimo. Speriamo veramente che non mi hanno bloccato il video arrivati a questo punto. E che dire, ne vale la pena fare scout qui? Io direi di sì, ma anche no, nel senso che sono davvero ottimi, soprattutto per il fatto che hanno MP-Link. Non so se ci avete fatto caso prima, non l'ho detto, ma comunque hanno MP-Link, quindi quando fate la loro SS3 in crossing, poi quando colpite il mostro recuperano entrambi gli MP, che è una cosa che ad esempio sul banner attuale non c'è, quello della ranking, quindi possono tornare molto più comodi per fare anche belle run o comunque per recuperare molto più velocemente gli MP. E poi hanno anche la barriera e, se non sbaglio, anche la regen della vita, quindi hanno davvero un buon potenziale, sono più quasi PG da sopravvivenza, quasi più da castello, però davvero ottimi, soprattutto per l'MP-Link. Però ragazzi, oggi andrò a fare lo step 3 del banner vento, ovviamente. Perché? Perché ovviamente ho bisogno di fare un team vento, prima o poi un team vento lo dovrò pur creare, cioè non posso andare avanti che ogni ranking vento la schippo. E sono arrivato allo step 3, mi sono fatto quei pochi diamanti che mi mancavano dallo scorso video e ora ci proviamo, anche perché arrivare allo step 5 è praticamente follia, dovrei prendere altri 500 diamanti, ma come, dove diamine li trovo? Quindi o la va o la spacca, Argo ti prego, è la volta finale per la speranza del team vento, dai, dammi un minimo di speranza, brillantini, no, non mi dire che è un altro fiasco, ti prego. No, guarda, mi prende pure in giro. Cos'è? Un 4 stelle. È 4, vero? È Asuna Idol. Che bellissimo, per carità. No? Va bene, però volevo 6 stelle. Oh, la notte! Oh, oh, oddio! Ho detto, vabbè, faccio skip. Poi è arrivata la notte. Che cosa è successo? Oh, chi è? Chi è? Oh, ed è Yuki. Grandissimo. Oh, un altro! Oh mio Dio! Lo step 3! Qua ho lo step 3! È la botta di culo! È la botta di culo! Un altro 6! Un altro 6! Chi è? È The Kirito! Madò! Oh mio Dio! Oh! Oh! Oddio! Il team vento! Oddio! È stato creato il team vento dal nulla! Mamma mia! Wow! No, ragazzi, io non ho parole! Non ho parole! È stato creato il team vento dal nulla! Mamma mia, ho avuto una botta allucinante qua, allucinante davvero, io ho perso tutte le speranze e invece la fortuna è arrivata all'ultimo, meno male, sarà Yuna che mi ha portato fortuna a inizio video. Wow, viva lo step 3, certo non ho trovato proprio Asuna, però, e poi ho trovato anche 100 HP in Cristo, guarda qua, 2 4 stelle, 2 6 stelle, la pioggia proprio, mamma che spettacolo. Ragazzi, direi che allora bisogna andarci poi pesante con la ranking, anche se devo anche trovargli le dual a questo poveraccio, sennò con cosa mena? Sarà un lavoraccio, quindi devo pure trovargli le doppie spade. Quindi che dire ragazzi? Oh, non me l'aspettavo, un Dark Knight che è stato culato all'ultimo. Meno male, una botta di fortuna pure a me. E ci vediamo quindi al prossimo video, e da un Dark Knight culuto è tutto. Ciao a tutti!